Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chi ama veramente i fratelli dimora nella luce. Non trovi ciampo nel tuo cammino se l'amore ti illumina. Chi ama veramente i fratelli dimora nella luce. Chi ama veramente i fratelli dimora nella luce. Quaresima è tempo propizio, seguendo Mosè il col cibo frugale ogni giorno, la lingua sia pura e sobria, attento allo Spirito Santo, sia pronto e vigile il cuore. Noi siamo benché così deboli, plasmati da mani amorevoli. Signore, rivolgi il tuo sguardo all'opera tua mirabile. O Dio che regni uno e trino, accogli la nostra preghiera, concedi nei giorni austeri salvezza e serena letizia. Rimanendo in piedi, cantiamo il responsorio come indicato a pagina 5. Secondo la tradizione ambrosiana, il testo proprio di questa prima domenica segna la sospensione del canto dell'Alleluia per l'intero tempo di Quaresima, fino al gioioso annuncio della risurrezione nella solenne veglia pasquale. I cieli si aprirono e piovve 40 giorni e 40 notti. Alleluia, alleluia, alleluia. Chi volle salvare la vita entrò nel Signore la chiuse. Alleluia, alleluia, alleluia.
raccontato quanto ha compiuto Dio nei tempi antichi. Alleluia! 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 Chi volle salvare la vita entrò nell'arca e il Signore la chiuse. Alleluia! 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 Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Annuncio della risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo, secondo Marco. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a 2 di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto, e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Cristo Signore risorto, rendiamo grazie a Dio. Così lo Spirito dice alle chiese: al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. In te è la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce che sta nel paradiso di Dio. Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. Dio onnipotente, dona di assaporare le gioie della vita eterna a quanti celebrano con fede pura e con cuore devoto il mistero pasquale di Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore.
Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Preghiamo. Santifica, o Dio onnipotente, questo primo giorno del tempo quaresimale, e sostieni la tua Chiesa con la grazia del Salvatore, di cui vogliamo seguire l'esempio, per impegnarci con amore più grande nel tuo santo servizio. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. La parola profetica ci illumini e ci guidi a salvezza. Lettura del profeta Isaia. Così dice il Signore: non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. E forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica, piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti?